Si è tenuta sabato sera in piazza Matteotti la presentazione ufficiale della nuova Orlandina Calcio targata Massimo Romagnoli. La squadra allenata da Roberto Letizia parteciperà al campionato di promozione. Ieri intanto i biancazzurri hanno passato il turno di Coppa Italia contro il Città di Galati. A Capo d'Orlando presente sabato sera uno dei volti storici del calcio italiano, Michele Padovano, e anche il presidente del Comitato regionale siciliano, Sandro Morgana. Quest'anno ho tentato di giocare in promozione chiedendo il ripescaggio. L'ho chiesto perché per me era importante la terna arbitrare e soprattutto era importante giocare anche con le squadre limitrofi a Capo d'Orlando. Tant'è vero che abbiamo tante squadre come il Galati, Monforte, il Patti, Mistretta, quindi abbiamo tutte squadre del comprensorio. Saranno tutte derby e soprattutto voglio dare anche uno spazio ai giovani con questa squadra. È una squadra che ho affidato a mister Letizia, il quale è coadiuvato da Dario Mineo come secondo allenatore. Sono certo che insieme faranno tante tante cose. Roberto Letizia, oltre ad essere un amico d'infanzia, è anche un professionista del calcio e sono contento che cercherà di portare a grandi livelli lo sport più amato dagli italiani, che è il calcio, qui a Capo d'Orlando. Quest'anno iniziamo dalla promozione e nel 2028-2029 massimo cerchiamo di ritornare in Serie D. C'è tutto da costruire. Quest'anno stiamo costruendo una squadra da zero, dove hanno fatto grossi sacrifici sia Samuele Drago che Piero Galipò, assumendosi delle grosse responsabilità e raggruppando, su volontà e su segnalazione anche dell'allenatore, dei giocatori molto molto bravi, ma soprattutto dei bravi ragazzi. Io penso che sarà come tutti i campionati. Avrà, o spero che sia come sono stati l'anno scorso, interessanti, combattuti, pieni di fascino, quindi dei campionati, come tutti i campionati siciliani, molto combattuti. Spero naturalmente che alla fine vinca chi lo meriti, vinca il migliore naturalmente. Bisogna creare condizioni di compatibilità. La gente, quando vede che c'è una società seria, quando vede che c'è un progetto serio, quando vede che questo progetto serio è proiettato a raggiungere risultati sempre più importanti, la gente va allo stadio, la gente va al campo e questa è una dimostrazione che abbiamo da tante esperienze che sono state fatte l'anno scorso. Ne dico una per tutte: la Nissa è stata un successo non soltanto di risultati, ma un successo di pubblico, di presenze, di abbonamenti, di sponsorizzazioni. Cioè, se c'è un progetto serio, se c'è una società seria, se c'è un contesto che è affidabile, la gente viene. Tanto è doveroso che il sindaco sia presente non solo per il calcio, ma in tutte le attività che ci sono a Capo d'Orlando. Beh, diciamo che potrebbe essere l'anno un po' della rinascita, perché il calcio a Capo d'Orlando ha sempre avuto una sua storia, quindi siamo ben contenti, speriamo che possa avere i risultati che anche i dirigenti, nonché il presidente, si aspettano. E poi cosa dire? Possiamo solamente dire viva l'Orlandina. Sono contento intanto di partecipare a questa presentazione, a questo evento, e credo che il calcio abbia bisogno di presidenti e personaggi come lui che fanno sicuramente il bene del calcio. Abbiamo vissuto tutti e due una storia similare, quindi ci sono alcune cose che ci accomunano e quindi non mi resta che fare un grandissimo in bocca al lupo per il futuro, e sono sicuro che quando una proprietà è solida economicamente come lo è questa, sicuramente il futuro è roseo. Per noi sarà un campionato, sicuramente dobbiamo puntare a una salvezza tranquilla attualmente, poi se verrà qualcosa in più sicuramente non ci tireremo indietro. Abbiamo una squadra totalmente quasi nuova, per non dire tutta nuova, e quindi ancora dobbiamo trovare certi equilibri sull'aspetto del gioco, ma soprattutto sull'aspetto della mentalità. L'avventura è cominciata quest'anno col campionato di promozione e sicuramente le aspettative su di noi sono alte. E il presidente è una persona molto ambiziosa che vuole sempre puntare a vincere, a puntare in alto. E noi cerchiamo di tenerlo con i piedi per terra per cercare di costruire piano piano, tassello per tassello, questa nuova Orlandina, e sicuramente con il lavoro che stiamo facendo
qualcosa di buono andrà a buon fine.